Saluto a tutti. Cosa accadrà il 26? Perché parliamo tutti del 24 e del 25, e il 26 è la giornata successiva al 25, che è la giornata della prima ispezione. Potrebbe essere. Il 26 faremo quindi il bilancio di quello che noi abbiamo fatto per adeguarci al regolamento. E qui nascono le punte dolenti, perché se ci vogliamo adeguare in un mese e mezzo che ci rimane, è evidente che dobbiamo dire con estrema franchezza e onestà che facciamo un poco. Però, se qualcuno è in ritardo, piccolo suggerimento, intanto pianificare e formalizzare un piano di attività delle cose da fare, tempi, attività, risorse, con le scadenze delle date, gli italiani sulle date non vanno molto d'accordo, in modo tale da formalizzare questo piano e che continuerà dopo il 24, il 25, il 26, è chiaro, però che impegnerà le aziende o le pubbliche amministrazioni o i privati nell'attività di applicazione del regolamento. Un'altra considerazione da fare è che il regolamento, io ce l'ho delle slide così mi tengo nell'ambito dei tempi, diciamo così. Il regolamento non si occupa soltanto di quelli che sono gli aspetti relativamente alla tutela dei dati, al trattamento dei dati, articolo 1 e 2 del regolamento, ma si occupa della protezione dei dati personali, sia nei trattamenti automatizzati, sia in quelli semi-automatizzati, sia in quelli non automatizzati. Ma il regolamento detta le regole del processo, il processo che è alla base della protezione dei dati. Questa è la parte centrale e innovativa del regolamento, perché sugli aspetti di tutela e quant'altro c'è un consolidato di 21 anni che ovviamente dobbiamo salvaguardare, e il regolamento lo fa perfettamente, ma la vera novità è il processo della protezione. Il processo della protezione dei dati, che è strettamente correlato agli aspetti organizzativi e tecnici a supporto della protezione dei dati. In particolare, gli interventi di protezione sono fattibili nei termini di efficacia, di efficienza, di economicità, di trasparenza, di accessibilità, se si considerano in una logica sistematica. Prima considerazione che facciamo. Questa logica sistematica riguarda l'organizzazione delle aziende sanitarie, l'organizzazione dei dati e l'organizzazione dei processi sanitari, sia amministrativi che sia sanitari. Fuori di questo approccio diventa difficile proteggere i dati personali. Questa è la prima conclusione. Vediamo come procede. L'unico obbligo che il regolamento pone è quello di proteggere i dati. Fuori dalla logica dell'adempimento, e l'unico obbligo è proteggere i dati, come farlo? Non ci sarà più nessuno a dirgli come farlo. Non ci sarà più il garante che farà la lista delle cose da fare, e per 21 anni abbiamo spuntato la lista, poi se l'abbiamo fatto o no. È rimasto il problema coperto dalla forma. Dal formalismo giuridico di queste cose. Allora, il titolare del trattamento ha piena autonomia nell'organizzare la protezione, ma anche la piena responsabilità della protezione. Questi sono i due aspetti, articolo 25. Quindi la protezione dei dati deve essere progettata e realizzata su misura dell'organizzazione di riferimento. Il regolamento 679 non permette di operare per adempimento, per mettere a posto le carte sul trattamento e sulla protezione, come spesso è avvenuto negli ultimi 20 anni. Come applicare il regolamento? Il regolamento si può applicare o leggendo solo il regolamento o considerando il regolamento in un approccio integrato rispetto ad altre norme fondamentali che riguardano il settore pubblico e il settore sanitario. E quindi è la lettura che io propongo oggi, l'applicazione del regolamento 679
in una lettura integrata e inevitabile, direi, con la legge 241 del 90 sulla semplificazione amministrativa, con il codice dell'amministrazione digitale, decreto 82 del 2005, per i processi di digitalizzazione, con il decreto 33 del 2013 per il diritto di informazione, il diritto di accesso, la trasparenza e quant'altro, ovviamente anche in ragione delle leggi nazionali e regionali del settore sanitario. Ma il contesto organizzativo ed amministrativo attuale, in ragione delle norme alle quali ho fatto riferimento, non c'è dubbio che permettono un intervento che riguarda intanto l'assessment generale di un'azienda sanitaria, funzionalità ed efficacia del modello organizzativo, funzionalità ed efficacia del modello dei dati, funzionalità ed efficacia del modello dei processi. Censimento delle attività e semplificazione delle stesse, da 28 anni la 241 del 90, che riguarda anche aspetti amministrativi del settore sanitario, non è stata quasi mai applicata. Tendenzialmente non abbiamo semplificato mai niente. La digitalizzazione dei processi amministrativi e di cura, formazione dei dati, dei documenti in modalità nativamente digitale, che significa una cosa diversa dalla scannerizzare i dati, i documenti, ma che significa avere una potenzialità di dati a disposizione amministrativi e sanitari veramente molto consistente. E quindi il processo di trasparenza, diritto di accesso e di informazione. Il contesto in sanità è certo, semplificazione e digitalizzazione amministrativa riguarda un'amministrazione digitale, semplificata, trasparente, tracciabile, per erogare servizi in rete, articolo 7 del codice, servizi in rete semplici e integrati, articolo 65 del codice, istanze e dichiarazioni nativamente digitali, valide giuridicamente, questo vale anche per la sanità. Eliminare ridondanze e ripetizioni di dati, di procedure e di processi, siamo pieni di ripetizioni di dati, di processi, dove noi andiamo a indicare delle volte in tanti documenti cartacei e fintamente informatici, sempre i dati personali. Pensate a quante volte ripetiamo il codice fiscale, che è un algoritmo. Fondamentali, i dati già in possesso dell'azienda non devono essere più richiesti agli stessi utenti e le volte. Sono principi della legge 15 del 68, ripresi dalla 241, ripresi da altre norme. Fondamentali il sistema anagrafico digitale individuale come punto di aggregazione dei dati amministrativi e sanitari di riferimento, formazione dei dati e dei documenti in modalità relativamente digitale nel rispetto del principio per il quale i dati e documenti amministrativi digitali, articolo 23 ter del codice dell'amministrazione digitale, sono primari e originali. E noi continuiamo ad avere la doppia mandata di dati e documenti su supporto analogico e su supporto digitale. Il contesto sempre in sanità. Formazione di dati e documenti ai sensi dell'articolo 50 e seguente del codice dell'amministrazione digitale. Ci sono dei requisiti dei dati che noi dobbiamo applicare obbligatoriamente, altrimenti rischiamo di formare dati e documenti amministrativi e sanitari che non hanno valore legale. I requisiti sono disponibilità, accessibilità, sicurezza, dati nativamente digitali, dati fruibili, articolo 6 del decreto 33, qualità dell'informazione con altri requisiti indicati dal legislatore. Sono tutti requisiti che obbligano chi lavora nel settore pubblico e nel settore sanitario a produrre dati e documenti solo nel rispetto di questi requisiti. Quindi formazione nativamente digitale di cartelle cliniche, fascicolo sanitario elettronico, ricette elettroniche, certificati telematici, CUP, interconnessione dei sistemi informativi sanitari individuali e quant'altro, siti web istituzionali orientati a utenti regolati nel rispetto dell'articolo 53 del codice, integrazione tra servizi amministrativi, servizi sanitari, applicazioni tecnologiche ai servizi sanitari e alle cure, IoT, robotica, intelligenza artificiale, telemedicina, eccetera. Cosa c'entra questo con il regolamento? C'entra perché noi lavoriamo sui dati
e i dati sono connessi ai processi, alle attività sanitarie e alle attività amministrative, e i dati personali devono inevitabilmente, obbligatoriamente dal 2005, dovrebbero essere formati solo in modalità attivamente digitale. Poi che non l'abbiamo fatto è un altro problema, però questa è la norma e questi sono gli adempimenti, ma sono importanti da un punto di vista sostanziale, perché andiamo a produrre dati nella sanità che noi possiamo utilizzare n volte senza richiedergli all'utente n volte, sia per attività sanitaria in senso stretto sia per attività amministrativa. Quindi queste considerazioni che abbiamo fatto sui processi di digitalizzazione dei dati relativamente digitali sono strettamente connessi con l'applicazione del regolamento 679, perché un regolamento noi lo potremmo applicare in modo più corretto, più efficace, solo con questa condizione. I principi innovatori del regolamento e quindi l'incidenza dei principi innovatori del regolamento sull'organizzazione aziendale, abbiamo già fatto cenno, ma non possiamo riprendere in modo sistematico. Sicuramente sono la totale responsabilizzazione e autonomia del titolare del trattamento dei dati nell'affrontare il problema della sicurezza dei dati personali, e questo signore che è il titolare dovrà occuparsi di tutto, del trattamento, delle tutele e della protezione dei dati. Protezione dei dati fin dalla progettazione con impostazione predefinita, altro aspetto rilevante, ovviamente nuovo per noi, come anche il primo, che ho citato. Tutto ciò che si fa per il trattamento o la protezione dei dati deve essere registrato, articolo 30, altro aspetto innovativo, e valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati, articolo 35, con un'analisi sistematica dei rischi del trattamento. Le misure organizzative e tecniche che sono previste dall'articolo 24 devono essere inevitabilmente legate a delle politiche dell'azienda. Le politiche che devono essere formalizzate, adottate dal titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali. Il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento, le misure sono riesaminate e aggiornate quando è necessario. L'adesione al codice di condotta, articolo 4, che è stato fatto riferimento a un meccanismo di certificazione, sono elementi importanti per l'applicazione del regolamento, per sostenere il regolamento nella sua applicazione, e quindi sono elementi importanti nell'ambito dell'approccio all'adeguamento al regolamento e poi all'applicazione a partire dal 25 di maggio. Ma la protezione dei dati sin dalla progettazione per impostazione predefinita richiede un impegno di progettazione preliminare al trattamento molto importante, perché significa che io devo conoscere in modo completo tutti i trattamenti che si fanno nella mia azienda, con tutti gli elementi relativi a questi trattamenti sotto tutti i profili, e quindi devo poter definire rispetto a questa protezione esattamente nella fase di progettazione come poi io posso applicare le misure organizzative e tecniche per tenere i dati in protezione. Si tratta di una fase di progettazione molto consistente, particolarmente significativa, che diventa un po' il cuore del problema, perché se non ho fatto mai, per esempio non ho mai applicato la 241 del 90, non ho un elenco nemmeno delle attività che si fanno. Io spesso nelle aziende sanitarie ho chiesto di dare un elenco di... c'è stata una difficoltà perché bisognava raccogliere pezzi di attività dai vari settori, metterli insieme per poter fare quell'analisi. E qui si capovolge il problema. Nella progettazione devo avere a disposizione tutto l'elenco delle attività, e per le attività devo fare tutta una serie di interventi per poter tenere in protezione i dati nella fase di attuazione del trattamento stesso. E quindi è chiaro che l'analisi preventiva è importante, è un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanziarsi in
in una serie di attività specifiche e dimostrabili perché ho fatto l'elenco delle attività, ho progettato cosa fare e poi ho iniziato a fare le cose che dovevo fare per tenere i dati in osservazione. Volevo dare qualche indicazione operativa perché altrimenti l'articolo 26 stabilisce che bisogna trattare dati solo necessari. Questo è un aspetto importante che nel nostro codice attuale è l'articolo 3. I dati necessari sono quei dati che vengono fuori dall'analisi preventiva di tutto l'impianto dei dati e elimina le ridondanze dei dati, dei processi, dell'informazione e quindi porta avanti l'ipotesi forte che se io ho fatto un'analisi preventiva importante, alla fine io tratterò i dati, solo i dati personali necessari al trattamento dei dati e quindi sarò in grado di tenere in protezione gli stessi dati in modo ancora più efficace e più consistente. Mi fermo qui e lascerò a voi.